In molti hanno notato come la partecipazione ai riti del Triduo Pasquale sia stata quest'anno particolarmente numerosa da parte dei credenti, probabilmente anche complice il tempo incerto del risveglio primaverile. Lo si è visto particolarmente in cattedrale, dove i riti presieduti dal cardinale si sono tenuti con nobile solennità, ma anche con una forte partecipazione. Vale la pena di ricordare che il Triduo Pasquale non è un percorso di preparazione alla festa, ma è la Pasqua stessa che si dilata nei vari aspetti, tutti necessari e insostituibili, della passione, morte e risurrezione di Gesù. Come se fosse un'unica liturgia che si dilata nei tre giorni santi, dal tramonto del Giovedì Santo al tramonto della Domenica di Risurrezione. La messa della Cena del Signore anticipa il senso e il contenuto di tutta la Pasqua. È in fondo questa l'intenzione di Gesù che nel mettere tra le mani dei Suoi discepoli il sacramento dell'Eucaristia ha dato a loro e ai credenti di tutte le generazioni la possibilità di partecipare al sacrificio della Sua passione, morte e risurrezione. La celebrazione della messa in Cena Domini ha alcune caratteristiche peculiari. Al canto del Gloria vengono suonate a festa le campane, sia dentro che fuori dalla chiesa. Questo suono festoso, proprio nella sera in cui si commemora il tradimento di Giuda e il rinnegamento dei discepoli, ha un'origine storica molto significativa. In questo giorno, infatti, nella cristianità primitiva, venivano assolti i pubblici peccatori, che venivano così riammessi alla comunione della Chiesa e alla possibilità di partecipare all'Eucaristia. «C'è gioia in cielo per ogni peccatore pentito», così disse il Signore, e il suono diffuso dai campanili ricorda la partecipazione del cielo alla gioia della comunità che entra nei giorni più santi dell'anno. Le campane poi taceranno e resteranno legate fino all'annuncio della risurrezione nella notte di Pasqua. Il secondo rito caratteristico della messa in Cena Domini è la lavanda dei piedi, che rende plasticamente visibile il gesto compiuto da Gesù. Mentre il Signore consegnava se stesso alla morte, ci lasciò infatti il comandamento dell'amore, che riassume e completa l'antica legge mosaica, donandoci la grazia di vivere la vita stessa di Dio. Il cardinale ha lavato i piedi dei membri di due famiglie, una ucraina e l'altra palestinese, e ad alcuni ragazzi che hanno compiuto un percorso di riabilitazione. La celebrazione si è conclusa con il trasporto solenne dell'Eucaristia nella Cappella dell'Adorazione, dove la preghiera si è protratta silenziosamente per tutta la sera. L'Eucaristia del pane è un mistero inaudito che non finiremo mai di adorare e di contemplare. Ma guardate che anche l'Eucaristia del servizio, anche questa non è un simbolo, ma è una presenza. E non smettiamo mai, se cominciamo a servire, ad amare, a scoprire la grandezza e la forza dell'amore. E silenziosamente si è aperta la celebrazione solenne della Passione di Cristo nel Venerdì Santo. I sacerdoti, presieduti dall'arcivescovo, indossavano i paramenti rossi come per la messa, anche se questa celebrazione non prevede la preghiera di consacrazione dell'Eucaristia, ma solo la Santa Comunione con quanto era stato consacrato nella messa in Cena Domini. Questa caratteristica mette ancora più in evidenza il collegamento tra le varie fasi del Triduo. La liturgia della parola è caratterizzata dalla lettura solenne della Passione secondo Giovanni e da una speciale preghiera nella quale si presentano tutte le necessità della Chiesa e del mondo. Nessun uomo in questo giorno viene dimenticato nella preghiera dei credenti, nella consapevolezza che Cristo ha dato la sua vita per tutti. Viene poi introdotta la croce, che entra gradualmente in mezzo all'assemblea, compiendo alcune soste, durante le quali viene offerta all'adorazione dei fedeli. Il rito esprime chiaramente il fatto che solo attraverso la fede è possibile riconoscere nella croce non il segno dell'odio e della sconfitta, ma quello dell'amore e del dono totale di Cristo.
Il lento fluire dei fedeli ha dato a ciascuno la possibilità di compiere un gesto di devozione e di adorazione, il segno della gratitudine commossa di un popolo che riconosce come il centurione il figlio di Dio nell'uomo crocifisso. Popolo mio, che male ti ho fatto? In che ti ho provocato? Dammi risposta. È l'antico canto degli improperi, caratteristico di questa sola circostanza durante l'anno, un canto che ferisce il cuore e apre al pentimento e alla misericordia. Davvero abbiamo bisogno di speranza, ma la speranza inizia sotto la croce, non quando le cose vanno bene o da lontano. Non smettiamo con Gesù di sperare e di affidarci con Lui al seme che cade in terra per dare frutto. E la speranza è sapere che quel frutto ci sarà. Per questo la speranza chiede tanta umiltà, di donare, di servire, di stare sotto la croce come possiamo, di non lasciare mai nessuno solo, mostrando nel nostro amore l'amore di quel crocifisso che ama sino alla fine. Il lungo rito della risurrezione, secondo le norme liturgiche della Chiesa, deve iniziare quando già si è fatto buio e terminare prima che faccia giorno. Il passaggio spirituale dalle tenebre della morte alla luce della risurrezione viene evocato nei suggestivi riti iniziali della veglia pasquale, che prevedono la benedizione di un fuoco e di un grosso cero. La luce pasquale, attraverso le candele del Vescovo e dei fedeli, si diffonde progressivamente fino ad illuminare tutta l'assemblea. Che questa luce sia trovata accesa da Cristo nel suo glorioso ritorno è la preghiera che conclude il solenne annuncio pasquale. Dopo l'ascolto delle letture dell'Antico Testamento, viene cantato il Gloria e nuovamente si suonano le campane, questa volta per dare alla città degli uomini l'annuncio della risurrezione di Cristo. Prima della proclamazione del Vangelo di Pasqua viene intonato solennemente l'Alleluia, il canto di lode da cui la Chiesa aveva digiunato per tutta la Quaresima. Tutto è pronto per i sacramenti della rinascita cristiana. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lei disse, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quest'anno 7 dei 21 catecumeni presentati in tutta la diocesi sono stati battezzati e cresimati dal cardinale. Storie singolari, età diverse, italiani e stranieri, giovani e meno giovani, cammini di fede complicati come è complicata la vita, ma che questa notte appaiono prodigiosamente lineari. Tra di loro anche vicende di persecuzione religiosa o una indifferenza che si trasforma in una ricerca di verità e di senso. Per tutti lo stupore, la meraviglia di essere stati chiamati per nome e di essere scelti per diventare figli di Dio. Dopo il battesimo, la confermazione, il dono dello Spirito Santo, la pienezza della vita divina che abilita alla partecipazione all'Eucaristia. E per tutti, battezzati antichi e nuovi, la consegna di sempre. Diventa quello che sei. Siamo figli, ma dobbiamo diventarlo sempre di più, aderendo alla grazia dei doni divini. Annunciamo allora il Signore risorto. Portiamo
un amore più forte del male, perché l'amore è più forte del male. Ci libera dal male, libera questo mondo dal male. Ecco perché possiamo questa notte accendere il nostro cuore, perché il Signore che era morto è risorto, perché il mondo spegne la vita e l'amore di Dio la accende e ci insegna a portare questa luce dentro le tenebre dei cuori, della paura, della violenza, per vincerla.